Sono di Sotene, oggi gioco Nier Reincarnation, che è uscito già un po' di tempo, due nuovi ban a quel punto, ho cominciato a lavorare così e non riesco a fare tutti i giorni i video, quello. E adesso le guardiamo, ma ho già dato una occhiata, beh, sono arrivati dopo, lo vediamo dopo, nuovi eventi così, che oggi sto farmando come non ci, diciamo, non ci fosse domani. Che abbiamo il nuovo Future Prisoner e abbiamo l'Abstract Captain. Che su qua due nuovi. Vabbè, prima è uscito lui, il capitano, dopo c'è il appena uscito forse questi giorni il Prisoner a quel punto. Che guardiamo anche le skill che non ci ho ancora guardato. Ci sono i due banner. Quella speciale che ti dà il ray tracing più alto e dopo c'è quella normale, quello. Vedete che non ho fatto ancora niente, quello. Ok, tanto facciamo sul ban quelle speciali, tac. Skill, me la guardo anch'io, che ho già guardato le abilità. Questo qua dicono che ho visto qualche video di un dico YouTube, qualche titolo, quello che fa grandissimi danni, però io dico... non mi fa impazzire quel punto. Ho letto il kit così, non so perché dicono che fanno tanto danno a quel punto. E la Madonna, bell'attacco, mi piace. Vediamo, tatatac. Abbiamo Griff, la nuova versione di Griff. Che, ok, attacca, è un attaccante, perché vedete che ha più attacco. Abbiamo Mossa Suprema che fa Crontorlet Incineration, che fa un danno da 140% a tutti i nemici e incrementa l'attacco del 30% per 30 secondi. Dico è quello che un po' dico. Tanto è stesso. Dico 6 punti sul banner. Questo qua del Half Year Anniversary, scusate. Già trovi cazzo era Noel a quel punto, che è così simile. Fa più danno lui, però più o meno l'abilità è quella, più o meno. Diciamo più o meno la sostanza dell'attacco. È quello dico un po', che fa più leggi, fa quel. Quanto è quel 3 40 no di più di 40 o quanto è questo qua adesso mi ricordo più 140 mi pare 85 90 quasi una sessantina di più, quasi 60% in più quel punto più o meno così è una sessantina o 55% del genere ha in più lui. Cioè, beh, confronto a Noel che ha meno attacco, così, ma più una supporta, lui è puro attacco, è quello. Come abilità abbiamo Vigor, più attacco up più 25%, e abilità abbiamo Critical Rate più 20%. Come weapon abbiamo la Worlds Chronicle quarto, mi pare, quarta. Fa skill che abbiamo che fa un danno dal 80% danno damage un suo nemico per 5 time fa in critica damage incrementa del 20%. Ok, abbiamo secondo attacco che fa 50% un suo nemico che dura 3 times raio aliato che aumenta la critica hit rate del 7% per ogni per 10 secondi. È quello, ci sta, però. Dopo questo qua faccio gli dico per me è quello. Non mi fa impazzire tanto lui. Quel punto il Griff Abstract Capitan non mi fa proprio impazzire quello. Vediamo. Abbiamo già visto la skill. Vediamo il nostro 063J. Che è puro attacco. Beh, quasi semi. Vabbè, ha poca difesa, confronto a Griff Abstract Capitan, però ha un attacco in pratica ha meno 1000 di difesa di solito confronto, ma ha un 1000 in più di attacco confronto più degli altri quello. Fa un 130% di danno a un solo nemico per 4 time e critical damage incrementa del 40%. Non male, carino.
Abbiamo attack up del 25% e abbiamo un critical hit damage up 30% per 60 secondi. Come arma abbiamo la Fawlty Greatsword, che fa un danno al 75% su un nemico per 3 time, incrementa l'attacco a tutti gli alleati del 20% per 10 secondi. Ci sta, non è male come arma. E Broken Fleet Fox fa un 45% da damage su un nemico per 4 time, incrementa la sua agilità di 10%. Quindi in pratica dovrebbe essere più veloce, ci sta. Abilità più 15 più up di attack up. Abbiamo critica hit damage da 20% per 60 secondi. Ecco, vabbè, dopo c'è dentro le arte armi, questi qua che sono, facciamo vedere. Qua un 100% damage su un nemico, che è un po' classico questo qua, che okay. Fa un 45% sempre un nemico 4 time, incrementa l'agilità della stessa roba o come l'altro, perfetto. E tira pugni che fa quanti single, ok, ha 100% chance di infliggere burn. Oddio, ma adesso non c'è, diciamo, non è come che cazzo si chiama quella che faceva lo stun. E a quel punto, cioè, abbiamo un personaggio che aumenta se il personaggio è stunnato per 4, quello. E fa un 50% a un solo nemico e ricorda il 10% di HP. Anche qua, già lui c'è anche lui le armi dentro diverse. No, fa vedere, scusate. No, cioè, trova anche il griff, quello normale, ok. Trova anche il griff, quello è diverso. No, sì, è un altro griff, è diverso, ecco appunto. Quindi vediamo questo qua, fa un 80% damage a tutti i nemici, no. Perché la difesa del 25%, ok. Attack up, sì. Bravo, sono a 3 stelle a quel punto, 16%, ok, 3 stelle. Agilità del 16%, agility, non male. E come arma, fa vedere, però anche tanto è 3 stelle che non mi interessa, però. Però l'arma è di 4 stelle. In realtà qua, che fa un danno a tutti i nemici a 90%. Sto cazzo, che bella questa arma qua, non è se non è male, quella Cry of Passion. Che non è male. 40% su un nemico per 3 time incrementa il suo attacco di 8% per 10 secondi. Oddio, a quel punto il mio consiglio è, non mi fanno tutti e due pazzi. A quel punto vorrei mi sto tenendo da parte diciamo, le gemme. Non mi fanno impazzire a quel punto, perché boh. Ci sta, perché fa un danno a tutti del 140%, può essere che alto, può essere per quello, fa un gran danno come mossa suprema, a quel punto posso dire niente perché è 140%. Però se uno non ha ancora i personaggi questi qua, scusa, è quello. Prima lui, come Noel è simile, però ha meno danno, più o meno l'attacco, più o meno quello. Diciamo le cose. Abbiamo un griff Cerebration Capita, anche lui è molto forte, però diciamo riduce il 50% di attacco. Abbiamo Guile, che qua è tanta roba. E lui è Argo, per me è top, perché Argo, io vi consiglio sempre puttare lui, perché Argo è una bomba, quello. Ok, forte. Griff Abstract Capitan, confronto, pensavo il 063, in pratica si chiama, è Jay. A quel punto, tra loro due, come vedi, ha meno difesa di solito, perché di solito è una base così, però ha un attacco altino a quel punto, però agilità, difesa, ok. Però è quello, non mi fa. Forza 14.000 di forza. Quelli 1.300 di forza, diciamo, power lever.
HP 5.300. È quello, cioè non mi conviene tanto puntarci su loro, quello. Preferisco puntare su Anko, se è meglio quasi puntare su loro, perché come detto prima Argo a quel punto fa diciamo è spettacolare. Ok, è vero, dei potenziali, però fa un 80% di damage a tutti gli aliati, infligge stun per un turno, più 60% per 30 secondi, change per 2 a quel punto. Argo, insomma, è una bomba a quel punto. Hunter, questo è una bomba. Non so. Me ne tengo a quel punto. Quello, non mi fanno proprio impazzire. Ci sta, però. Se per caso io prendo una copia di lui, quanto ha di base di attacco? La prima mossa. Ha un 100. No, neanche. Un 70%. 70% piano piano che si pompa, arriva a un 140%. Però io a quel punto io c'ho già Noelle, a quel punto non ho bisogno di alto boost di attacco, a quel punto che c'ho già il personaggio. È quello. Faccio vedere i qua eventi. Ok, qua non c'è un cazzo. Qua ok, niente. No, niente compare. Ue quest che devo far manco di nuovo. Appena un giorno per abbassarla qua, oh. Porco due, devo farmare per le gemme, questa qua. Questi giorni, sai, avevo un impegno, ho cominciato, non riesco a fare proprio. Vabbè, tanto le 3 stelle, questo non è che mi frega un cazzo. Mi interessa, forse. Mi serve le skill, la. Insignia of quality, quello è molto utile. Che è sempre le perle, quel punto è molto utile. Anche questo qua, la Termama Medal, molto utile per. Per scambiare. Di qua, ok, le pull che non ho fatto. Questo qua perché avevo un ticket a quel punto che mi hanno regalato. Così l'ho fatto, ho trovato forse qualcuno, se non ricordo più. Dico qua a me mi interessa fare. Questo qua non sei male. Sai, fagli quanto giorni durano i bastardi qua. Dall'ultimo che è uscito la. Perché io vorrei la bambina qua che mi cura la squadra. Quando scade il 14 del 9, quindi tra oggi 5 abbiamo 14, quasi no, neanche 10 giorni, beh, 10 giorni c'è un. Ci sono un po' arrivati eventi, quindi qua fino all'8, questo qua fino il 9. No, qui sei 14 così. Ho quasi no, di più di 10, quasi 10 più 6 di 2. Abbiamo 12 giorni in più per così. Questi qua scadono per sapere il 6 domani in pratica. Questo scade domani. Questo qua scade. Vabbè, il 17. Io vorrei provarci per trovare la bambina. Vorrei trovare la. Adesso mi ricordo Fio. Perché mi interessa. Perché ha il HP recovery del 30% per aliati. Che è una. Diciamo, healer. Non mi fa schifo a quel punto. Perché è sempre utile una healer. Critica e 10% di recovery a quel punto. Vediamo un attimo sulla. Perché è uscita anche Arena. Però Arena sto aspettando perché devo potenziarmi il personaggio a 4 stelle a quel punto. Perché sto andando avanti. Rank. Potrei vedere il primo. No, voglio vedere il primo. Non mi fa. Fa vedere cosa danno qua. Oh, okay, il primo mi dà un ticket pure anche. Sti cazzi. No, porco due, non mi fa vedere. Eccolo qua, top 1 e 100. Il numero 1 che abbiamo qua. Abbiamo tutto il primo ban. Quello, questo qua non ce l'ho perché non l'ho trovata. Però vedete che i primi qua sono. Questo qua è molto forte.
Guile, però non trovo quella, non ce l'ho ancora. Però è strafo, sembra forte, cioè, e sembra forte che ha tutti, quasi tutti, Niavedga, Noel. Io punto tanto sulla combo, tanto quella che diciamo, stordisco, qua punto, questo qua è molto forte. E maggior parte sono quelli, eh. Io proverei buttarli in qua, ancora. Tanto 3000, mi avanza qualcosa, mi avanza 2000, me lo tengo da parte quello. Porta, oddio, green normale. Sto cazzo, perfetto. Madonna, che bello. Ok, perfetto, dai, perfetto, una copia. Vai. Tac. Sì, qua dopo me ne tengo perché tanto che mi interessa. Ok, porta ancora col borchio, diciamo, nere, oro. Ok, una 4 stelle, però non si sa se abbiamo un'arma o un... Ok, i guantoni. Cos'è l'ultimo personaggio? No, per l'ultimo personaggio. Tac. Questo giorno devo farmare come ci fosse domani, che dopo scade tutto. Che dura appena un giorno. Devo farmare, almeno mi farmo le gemme. Tanto spero mi danno il personaggio. Che cazzo, qua non tro ho trovato una sfiga. Ho trovato così poco niente qua io in questo banner. Fanculo, perfetto. Proprio bello, bello. Bello l'arma. Porca puttanaccia. Più tac. Peccato, peccato, però voglio trovare almeno 2P e non è figo, che ce l'ho, però che cazzo, mi gioco poi i coglioni. Ma che lei. E c'è tante che Gail è molto forte. Tanto questi qua solo, ho provato per se riuscivo a trovare, ma neanche Fio, neanche 2P, sì, 2P si chiama. Non l'ho trovati. Peccato a quel punto. Ho un banner sfigato il mio su qua. Vabbè. Allora, faccio vedere velocemente i personaggi che ho trovato in questi. Anche con i ticket. Che ho trovato di nuovo. Ok, questo qua, che grazie al ticket che ho scambiato con le monete della mama, con i verdi. F66X, che cosa fa in pratica? Se non è... Ok, cura... Beh, potevo... No, non l'ho letto. Sai, non è male. Damage up, change more, ok, 3. Vaffanculo. So, poteva anche tenere le gemme per mettere lei. Peccato. Cosa vabbè, questo qua è la farming con la storia, col farming dell'evento, quello. Quell'attacco. Yes. Yeah. Vediamo che cosa anche fa, anche. Per sapere anche che cosa fa la... Con gratis. Livello 80, sì. Al minimo arriva a quasi 90. Avevo un massimale di 150%. Fa 150 damage per 2. Incrementa. Oh, sto cazzo. Incrementa attacco di 10%. Fa un per 2. Fa. Sti cazzi. Sai, non è. Non fa schifo. Perché non fa neanche schifo. Come free to play non è male. Beh, il mio team che punto sul P, devo cambiarlo. Faccio loro due Argon e H, se non mi ricordo più, con il picoretto, perché mi faccio la combo per due. Faccio e so, beh, potrei mettere anche Griff, che è anche molto utilizzato, che
Diminuisce il, se non ricordo più, le, cos'è? Diminuisce l'attacco del 33% per adesso, perché dunque aumenta la mossa, quel punto ci sta. Potrei fare lui, me lo abbasso, tac, lui stordisce, cosa abbasso, e Noel potrei fare come supporto, quel punto meno aumenta anche i danni. È quello, aumenta anche i danni. Ho solo punto sul Akeha che fa danno, punto e basta. Fa culo, sbagliato. Che vabbè, devo pompare la mossa prima, però ma fa per 2 di danno. Per 2 di danno è un incremento del 35%. A quel punto fa per 2, capisco quasi portare più. Pompare più questa. Devo formare un po' di oggetti questi giorni, quindi niente. Peccato, volevo trovare. Bastardo, però. Non ho trovato niente. Ah no, è vero, su qua la sto cazzo, no, fa uscire, fa uscire. Scusate, scusate. Oh, va apposta. Ok, va bene, va bene. E io farei un attimo, farei un attimo cosa potrei. Copie dunque a buttarle dentro. Ho le weapon, me le tengo perché le devo potenziare. E niente. Prendiamo le cose. Questa intro oggi devo farmare. Vabbè, è ancora un giorno, però devo qua farmare tutto ancora. E qua il mio consiglio. Sì, è l'unico. Fosse decente quei nuovi banner, Griff Abstract Capitan, ci sta quel punto perché fa danni, sì, fa un gran danni, però ecco, non mi fa impazzire, preferisco o puntare ancora come ho detto prima, puntate ancora se non avete ancora puntati così su questo qua, è stra buono, e o su Niatoma a quel punto. Io vorrei portarmi uno di qualcuno di questi ancora. Ma adesso vediamo come posso bannare. Tanto mi farmo questi giorni. Devo finire a farmare tutto meno. Tac. Così ci fermiamo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, una skid, iscriviti al prossimo video. Ciao. Know what to say to Obito is you, his friend.